Allora, io non so più cosa sia reale, non so più cosa sia reale. Ho in questi giorni fatto video riguardanti argomenti extra calcio, perché onestamente il calciomercato non sapevo più cosa fosse reale. Forse l'unica persona che sa quello che penso è lo spezzino pazzo, perché ci scriviamo sempre su Instagram, quindi lui lo sa. Ma per il resto voi non lo sapete, quindi oggi volevo esprimere la mia opinione. Non sapevo di fare un video su Lukaku, non lo sapevo, pensavo di aspettare la sua prossima destinazione e poi in quel caso lì magari farci un video. Però, l'ultima notizia che è arrivata è che Cuadrado sembra essere vicinissimo a firmare per l'Inter. E a sto punto la domanda sorge spontanea. Ma cos'è reale? Ma si sta ribaltando la situazione, cioè si sta ribaltando la situazione, ditelo. Lukaku, perculato dai tifosi juventini, insultato anche, chiamato portiere da tutti i bianconeri, e Cuadrado invece insultato in tutte le lingue del mondo dagli interisti perché si buttava sempre a simulazione, tra l'altro anche quella su Perisic nel 2021, e ora Lukaku va alla Juve forse e Cuadrado vicino all'Inter. Cioè, adesso sia forse stiamo un po' esagerando, e poi io Cuadrado in ogni modo non lo vorrei. Magari uno sì che ti salta l'uomo, ma a 35 anni, a 35 anni che fa, per un anno ti viene a fare la riserva di Dumfries. Onestamente, sta cosa qui mi puzza. E poi, onestamente, visto il suo ultimo anno alla Juve, mai e poi mai lo vorrei all'Inter, mai e poi mai. Quindi secondo me sto colpo a parametro zero non ha senso. Avevamo Bellanova sulla destra, giovane e promettente, che anche lui ogni tanto si metteva lì a saltare l'uomo, e prendiamo invece il 35enne Cuadrado, comporterà forse la cessione di Dumfries. No, no, onestamente non sono assolutamente d'accordo. E poi Lukaku, io te lo dico, vai pure alla Juve, vacci, non me ne frega niente, vacci. L'Inter ha fatto benissimo a tirarsi fuori dalla corsa per acquistarti, perché onestamente ci hai preso per il culo tutto il tempo. Forse non avevi neanche giurato amore all'Inter, erano solo cose che scrivevano i giornalai, perché si trattavi, flirtavi con la Juventus da prima della fine dei Champions, quindi forse l'hai fatto pure apposta a sbagliare quel cazzo di gol. Non ha senso che giuri amore all'Inter perché risulti ipocrita, un umano, cioè proprio fai schifo come uomo, non sei solo mercenario, fai schifo proprio come uomo. È ipocrisia allo stato puro, sei bipolare, fatti curare, te lo dico io, fatti curare. Cioè, arriva qui dall'Inter non mi muovo, scappa alla prima offerta ricevuta dal Chelsea, poi torna in Italia perché al Chelsea ovviamente non si trova bene, perché in Premier League non è come in Italia, non è come in Italia. Lo perdoniamo una volta, poi giura amore queste cose qui all'Inter, e si viene a scoprire che flirtava con la Juventus già da prima che rifiutasse di rispondere a tutte le chiamate dei dirigenti e dei compagni di squadra dopo che Inter e Chelsea avevano trovato l'accordo. Per riprendere te, abbiamo venduto Onana, uno dei portieri più promettenti del mondo, abbiamo venduto Onana per prendere Sommer che ha 50 anni. Vergognati, vergognati, letteralmente, vergognati, Lukaku, vergognati. Cioè con me hai proprio chiuso e hai chiuso con l'Inter. Tornando invece a Cuadrado, io spero magari che possa anche fare bene, ma non l'avrei mai e poi mai preso, anche per una questione d'immagine, cioè. Dai, su Cuadrado all'Inter, ma non lo posso manco sentire. E niente, sto video non so se caricarlo oggi o domani, ma comunque la mia ve l'ho detta, ciao a tutti.